Quando saremo atterrati sul nuovo Texas per il rifornimento, voi catturerete l'imperatrice. A noi robot è proibito attaccare l'imperatrice. Ecco fatto. Li ho riprogrammati in modo tale che d'ora in poi ci ubbidiranno. Dopo aver assunto il comando, tutti quanti i robot di questa nave eseguiranno i nostri ordini. Se non dovesse funzionare, sarei in un brutto pasticcio. Marshall, cerca di fare attenzione. Non preoccuparti, Fuzz, sarò di una prudenza estrema. Tu però assicurati di registrare per bene l'esperimento che stiamo facendo. Stai tranquillo. Marshall Brewster mette adesso alla prova un nuovo aggeggio per le arrampicate. Bene, finora tutto bene. Bene, per fortuna pare che uno dei due artigli da roccia funzioni. Credo sia meglio andare su a scoprire che cosa sia successo a quell'altro. Qualcosa deve essere andato storto quando Mastro Ferraio l'ha progettato. È il segnale di priorità assoluta. È quello del Consiglio Galattico. E lui è Garnat, il presidente del Consiglio. Signor Presidente? Abbiamo bisogno del tuo aiuto, Marshall Brewster. Una nave sta attraccando al tuo spazioporto per il rifornimento. A bordo c'è l'imperatrice Nadia. È diretta la conferenza di pace da me convocata per incontrarsi con Cabrine, il sovrano del mondo di Krang. Questo è il tentativo di prevenire una possibile guerra tra loro. Mi è giunta notizia che certe forze malvagie cercheranno di impedire all'imperatrice di raggiungere la conferenza. Vorrei quindi che tu la proteggessi da ogni insidia. Farò del mio meglio, signor Presidente. La guerra è un male spaventoso. Sì, è proprio così. Ti ringrazio, Marshall, e ti auguro in bocca al lupo. Allora, amici, avete sentito, no? Dirigiamoci allo spazioporto e vediamo d'essere utili all'imperatrice. Che razza di posto è mai questo? È un pianeta molto primitivo chiamato Nuovo Texas, Vostra Altezza. E dovevamo fermarci proprio qui per il rifornimento? Il rifornimento, certo. Ma anche per prendere a bordo un Marshall Galattico. Mi pare che si chiami Brewster. Il Marshall Galattico Brewster? Immagino che sia uno di quegli umani inferiori, vero? E che cosa ce ne dobbiamo fare di un tipo simile? Vostra Altezza deve sapere che non è stata una nostra idea. È il Consiglio Galattico che ha deciso che lei debba avere una scorta. Che razza di imbecilli! Generale Crux, non ho alcuna intenzione di passare un minuto più del tempo necessario su questo desertico pianeta alieno. Non abbia timore, Altezza. Le assicuro che ci fermeremo solo il tempo strettamente necessario. Dobbiamo aspettare il segnale del generale Crux. Tutti gli esseri umani alieni sono uguali. Non ci si può mai fidare di loro, in nessun caso. Se Vostra Altezza avrà la compiacenza di aspettare, ora cercherò di sistemare ogni cosa. Fai in fretta. Come lei desidera, Altezza. Si è grattato l'orecchio, è il segnale, andiamo. Non vedo per quale motivo dovrei essere d'accordo a farmi scortare da un poliziotto alieno ed umano, per di più. Quella dovrebbe essere la nave. E pare che i guai siano già cominciati, quei robot non mi piacciono affatto. Venite con me, amici. Con la velocità del puma! Lei deve seguirci, imperatrice. Come osate toccarmi, dannati robot? Lei è nostra prigioniera. Niente affatto. Fermala! È dotato di poteri assolutamente fantastici. Dobbiamo fermarlo prima che mandi all'aria tutti i nostri piani. Usciamo di qui, presto! Vostra Altezza, mi scusi per tutta questa confusione. Io sono Marshall Brewster. Proprio come immaginavo. Ma ho appena deciso di non avere alcun bisogno di un Marshall alieno che garantisca la mia sicurezza. Il generale Crux è perfettamente in grado di svolgere il medesimo compito. Ah, davvero? Beh, senza offesa, ma dove si trovava il generale un minuto fa? Ora sono qui. Tutto bene, imperatrice Nadia? Sì, e adesso vorrei lasciare immediatamente questo inospitale e sgradevole mondo desertico.
Agli ordini, Vostra Altezza. Aspettate un secondo. A me è stato chiesto di scortare l'imperatrice alla conferenza della pace. La cosa non è indispensabile, Marshal. Io posso... Mi scusi, generale. Intendo eseguire gli ordini del presidente. Il che vuol dire che d'ora in poi mi occuperò io della sua sicurezza. Se non abbiamo scelta, va bene. Ma questo cucciolo, o qualsiasi cosa sia, dovrà entrare nella mia nave attraverso l'ingresso posteriore. Lei, se vuole, entri pure di qui. No, grazie. Coraggio, Fuzz. Troviamo l'ingresso posteriore. È bene che tu rimanga qui a sorvegliare, vecchio mio. Ci vediamo tra qualche giorno. Vuoi contarci? È lì che avrà luogo la conferenza della pace, nella capitale del pianeta selvaggio. Comunque la mia sarà una permanenza molto breve. Venga, le farò vedere perché la pace è da ritenersi impossibile. Molto bene, l'imperatrice se n'è andata. Possiamo parlare liberamente. Avanti. Dobbiamo trovare il sistema per liberarci di quel Brevstar prima di arrivare alla conferenza della pace. È il solo modo per assumere il comando. Stanno progettando qualcosa di torbido. È meglio che registri cosa dicono per farlo sentire a Brevstar. Ma i vostri pianeti sono così vicini che devono per forza vivere in pace. È facile a dirsi per uno straniero come lei. Voi ignorate che cosa i Krang abbiano fatto alle mie navi. E voi che cosa avete fatto alle loro? Imbecille d'un umano. Fuzz ha sentito delle pessime notizie che riguardano l'imperatrice Nadia. Mi scusi. Di che si tratta? Ti ordino di parlare subito. Beh, ecco lei, cioè io, mio... Sta tranquillo, piccolo amico, parla pure con calma. Dunque, allora, ecco, sì, Fuzz ha sentito che il viscido generale e il suo amico dicevano di volersi liberare di quella che... zucca vuota dell'imperatrice, già. Cosa? Ma questo è impossibile. Qui c'è sotto un tranello. Avrei dovuto capire subito che era meglio non fidarsi di un umano alieno e del suo strano animale. Ma questa è la sola pura verità, Altezza. Glielo posso anche provare. Ma ascolti. E prendere subito il comando. E che ne facciamo del Marshal? Dobbiamo sbarazzarci al più presto di quell'impiccione in un modo o nell'altro. Spegni quell'affare. Ho sentito abbastanza e non credo a una sola parola di... Fa male a non crederci, imperatrice. Hai visto? Te l'avevo detto che quel piccolo animale era sveglio. È stato prudente seguirlo fin qui. Con la velocità del fumo! Attento! Accidenti, l'altro è scappato. E ci ha anche chiusi dentro. Non abbia paura per questo, Altezza. Brevstar ci tirerà fuori di qui. Lega ben stretto questo briccone. Yes! Maledetto! Con la panza dell'orso! Hip, hip, hurra per Brevstar! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Visto, Altezza? Glielo avevo detto io! Emergenza! Qui è il primo ministro Zack che parla! L'imperatrice e il generale Crux sono stati catturati da un umano alieno, Marshal Brevstar! Che tutti i robot si rechino immediatamente nel settore 7! Quel traditore! Marshal! Marshal! Ascolta! I robot guerrieri stanno arrivando! Ho paura che dovremo affrontare questo piccolo problema. Rallentiamo la corsa di quei robot. È ora di porre un freno al loro eccessivo zelo. Con la forza dell'orso! Questo li terrà occupati per un po', mentre noi decidiamo la prossima mossa. Su questa nave c'è un battello di salvataggio? Non avrei mai immaginato di dover affidare la mia vita nelle mani di un umano, alieno per di più. Ma in ogni caso, sì, c'è una navetta per la fuga d'emergenza, proprio laggiù in fondo. Muoviamoci allora. Aspettate un secondo, che ne sarà di me? Aspetterai qui che arrivi il tuo amico. Liberate questo ingresso.
Fa attenzione, Zack, fa attenzione, ci sono io qua dentro! Sei pronto, Marshall? Le cinture sono allacciate, partiamo pure altezza. Tenetevi forte! Oh, e si tiene forte! I viaggi spaziali lo divertono molto! Più in fretta, altrimenti ci sfuggiranno! Liberami e usiamo il raggio traente della nave! Finora tutto bene, Marshall! Puzza, paura che abbia parlato troppo presto, altezza! È un raggio traente ed è riuscito a fermarci! Dia il massimo della potenza! L'ho già fatto, ma quel raggio è troppo forte per noi! Molto bene, il raggio traente ha funzionato! L'imperatrice ritornerà nelle nostre mani entro pochi minuti! Brutto affare! Non ce la faremo mai a liberarci! Invece dobbiamo farcela! Quelle stofanti dovranno accontentarsi di metà navetta! Con la forza dell'orso! Putz, ma cosa sta facendo? Sta staccando la parte terminale della nostra navetta! Che cosa? Questo li terrà occupati per un po'. Che diavolo succede? Quel pazzo di Bravstar ha staccato una parte della navetta di salvataggio. Presto, dobbiamo disintegrarla prima che ci colpisca. Yuhu! Ha funzionato, ha funzionato! Yuhu! Ci siamo liberati della morsa del raggio traente, ma abbiamo perso il nostro propulsore. Oh no! Puzz non è più tanto sicuro di divertirsi coi voli spaziali adesso. Farà planare la nave? Farò del mio meglio. Ci stanno scappando! Presto, inseguiamoli! Tenetevi forte! Guarda, sono precipitati. Ora, se l'imperatrice vorrà partecipare alla conferenza della pace, dovrà arrivare con i suoi piedi. Comunque, per evitare ogni rischio, andiamo a intercettarli. Yeah! Siamo riusciti a restare incolumi. Ho l'impressione che dovremo camminare parecchio e forse persino correre. Pensa di potercela fare, altezza? Io andrò di pari passo con lei, Marshall. Non abbia alcun dubbio su questo. Questa cosa dalla gamba! Coraggio, altezza! Questo affare è davvero forte! Devo concentrarmi! Ho bisogno di concentrazione! Non devo perdere i sensi! Puzz, ora vi salverà, vostra altezza! Andiamo via di qui prima che questa cosa riesca a liberarsi. Per arrivare alla conferenza dovrebbero attraversare tutta la valle. Voglio prenderli di sorpresa, quei tre ingenui. Useremo la navetta più silenziosa. Non si accorgeranno del nostro atterraggio. Qui è il Marshall planetario, Marshall Brewster. Qualcuno riesce a sentirmi? Niente da fare, questa radio non è abbastanza potente da mettermi in contatto con la conferenza. Presto, si dirigono verso quel sentiero! Sei stato davvero molto coraggioso prima, piccolo.
Ero completamente fuori strada quando ti ho chiamato cucciolo oppure animale. Ti faccio le mie scuse. Ah, non importa, Vostra Altezza. Per me va bene. E poi lei in fondo mi è simpatica. Tagliamo diritto per questi alberi qui davanti. Eccoli laggiù. Ma quel Marshall è un vero problema. È forte e veloce. Credo di aver trovato il sistema di metterlo definitivamente fuori gioco. I frutti del sonno, conosco bene la loro efficacia. Questi frutti sono capaci di far russare un orso per ore e ore. Bene, tienti pronto, eccolo che arriva. Ora! Fuzz, devo chiedere aiuto a Fuzz. Pagherete per questo. Noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, imperatrice, non lei. Quei frutti, ecco con cosa mi hanno colpito. Se hanno funzionato con me, funzioneranno anche con loro. Su, coraggio, torniamo alla nave. Non c'è altro tempo da perdere. Ben detto. Ma com'è possibile? Sogni d'oro, amici. Anche se lei è solo un essere umano alieno, Marshall, devo ammettere che è un tipo davvero straordinario. Non avevo mai visto nessuno prima d'ora, nemmeno sul mio pianeta, combattere con successo gli effetti dei frutti del sonno. Bene, ma c'è la conferenza della pace che aspetta. Non si preoccupi, ci arriveremo in tempo. So di aver parlato in modo aspro a Fuzz e a lei, Marshall Brewster, e chiedo scusa per questo. Senza il vostro aiuto, io adesso forse non sarei più un'imperatrice. Aiutarla ad arrivare fin qui era il nostro dovere, Altezza, ed anche noi abbiamo un po' stentato ad abituarci a lei. E lei ci chiama alieni, e questo è vero, ma lei è ugualmente aliena a me e a Fuzz come noi lo siamo a lei. Immagino che le conferenze di pace siano importanti anche per questo motivo. In esse genti diverse possono scoprire i rispettivi punti di contatto. Grazie mille, Marshall. Adesso devo proprio andare. Buona fortuna! Speriamo che sappia prendere la decisione giusta. Gli abitanti del mondo Krang e la gente del mio mondo sono sostanzialmente diversi. Loro ci hanno sempre considerato degli alieni ed hanno attaccato le nostre navi. Voi siete degli alieni. La lasci parlare. E in realtà, noi a nostra volta abbiamo sempre considerato i Krang come dei nemici. E avete attaccato le nostre navi? Sì. È vero, noi abbiamo attaccato le vostre navi, però oggi ho imparato che noi tutti siamo alieni gli uni per gli altri. Tutte le razze di questa galassia lo sono. Quello che dobbiamo sforzarci di fare ora è di scoprire invece quali siano le cose che ci uniscono e smetterla di combattere per le altre su cui abbiamo idee contrastanti. Questa è l'unica strada che abbiamo davanti per poter vivere in pace, senza farci continuamente guerra. Se Cabrini è pronto a sottoscrivere un trattato di pace, allora lo sono anch'io e sia fatta subito. D'accordo? D'accordo. Nella puntata di oggi l'imperatrice Nadia ha imparato che i pregiudizi sono pericolosi. Lei pensava che Fuzz ed io fossimo alieni, fino a quando non ha scoperto che un aiuto può venire da parte di chiunque. Le persone possono sembrare diverse in superficie, possono anche parlare e vestire in modo diverso, ma sotto l'apparenza esteriore, nella realtà, ci sono più somiglianze che differenze. Perciò ricorda, il modo migliore per farsi degli amici è di scoprire in cosa ti somigliano.